Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegantissimo, semplicissimo, carinissimo tubino che ho deciso di chiamare tubino Ariel. Per quanto riguarda il filato, ho deciso di utilizzare quello della Mistrico Filati in linea lucida labbra, che se ricorderete è uno dei filati nuovi della Mistrico. Ho già lavorato quello sfumato beige e quello sfumato rosso. Questa volta ho optato per quello sfumato azzurro, che è lo 07. Ha queste sfumature, come potete vedere, azzurro, scuro, verde e giallo, che trovo veramente un filato molto molto estivo. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 130 metri, che è formato dal 70% viscosa da bambù, 20% poliammide e un 10% seta. Addosso vi posso assicurare che è morbidissimo. In descrizione vi lascerò il link del sito web Uncintando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che se superate i 35 € di spesa, acquistando sul sito, le spedizioni sono gratuite. Per poter realizzare questo tubino, che è una taglia S, ma come vedete non mi va molto stretta, diciamo che è una S comunque abbondante, io ho utilizzato 400 grammi di questo filato, lavorando sempre ed esclusivamente con l'uncinetto il numero 3. La lavorazione è molto molto semplice, perché sono 6 giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questa forma un po' geometrica, un po' ad onde, quindi un motivo perfetto per l'estate, che io trovo veramente spettacolare. Mi raccomando, io quando vi dico all'inizio del video vi dico quante catenelle ho montate. Voi, io direi sempre che per una taglia M dovete andare a aumentare 2-4 motivi, per una taglia L 4-6 motivi, a seconda naturalmente se volete stretta o larga. Mi raccomando, questo non è un punto che permette di fare aumenti o diminuzioni, quindi se volete allargarlo o diminuire in alcune parti dovete per forza andare a cambiare uncinetto. Se voi non ve la sentite di fare un tubino, potete sempre farne una maglia, e io ve lo consiglio perché questo colore è spettacolare, quindi anche realizzando una maglia verrebbe spettacolare e verrebbe comunque spettacolare. Detto ciò, spero che anche questo vestito molto semplice vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e speruzzare, o potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. O se avete, e se avete acquistato il filato presso la merceria Coleti o sul sito Uncintando con i filati, potete taggarci sulla pagina Facebook Merceria Coleti, sulla pagina Instagram Uncintando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistico Filati linea lucida labbra color, che se ricorderete è il filato che ho già utilizzato altre 2 volte nel colore sfumato del beige e del rosso e del rosso. Questa volta ho optato per questo sfumato azzurro con verde e beige. Vi ricordo che ogni gomitolo è composto dalla viscosa da bambù, seta e poliammide. Allora, io ho montato 144 catenelle con l'uncinetto del 3,5, ma andrò subito a lavorare con l'uncinetto numero 3. Questo perché sotto non volevo che la lavorazione mi stringesse troppo, cioè che le catenelle tirassero. Per questo ho preferito fare le catenelle con l'uncinetto 3,5 e adesso torno però a lavorare normalmente con l'uncinetto numero 3. 144 sono il numero che ho montato io. Per chi ha una taglia più grande, il motivo si realizza su un multiplo di 12 catenelle, quindi io direi per una taglia M andate a montare 2-4 motivi. Opterei più per 4 motivi in più. Per una taglia L andate a montare 6-8 motivi in più. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella e realizzo la prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva, seconda maglia alta. Prendo il filo, catenella successiva, terza maglia alta. Prendo il filo, catenella successiva, quarta maglia alta. Prendo il filo, catenella successiva, quinta maglia alta. Prendo
catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi vado nella seconda catenella e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, vado una successiva seconda maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro una catenella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi ho 3 maglie alte separate da una catenella. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva e realizzo la prima delle mie maglie alte. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva, terza maglia alta. Oh, scusate, si è fatto un piccolo nodino. Eccomi. Catenella successiva, quarta maglia alta, catenella successiva, quinta maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro una successiva, seconda maglia, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare la maglia alta. Catenella di separazione, quindi vedete abbiamo fatto le 3 maglie alte separate una catenella. Salto una catenella, entro in successiva e vado a fare una maglia alta. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva, terza maglia alta. Vado nella catenella successiva, quarta maglia alta. Vado nella catenella successiva, quinta maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto le 5 maglie alte, la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, prendo il filo, rientro 2, prendo il filo, rientro 3. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nella penultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'ultima maglia e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte, quindi 1 2 3, catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme,
catenella di separazione e ricomincio da capo. Facciamo tutti una volta insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado una maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte. 1 2 3, catenella di separazione, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nella prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa, vado una maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado nella penultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nell'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte chiuse insieme la catenella, quindi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 1 2 3, catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta nella prima delle 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una, rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima delle 3 maglie alte, quindi una e rientro 2, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho il primo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una, 2, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, scusate, catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte, realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, una e rientro 2, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro.
Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, la catenella di separazione. Vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte, quindi una maglia alta. Vado nella successiva seconda maglia alta. Vado nella successiva terza maglia alta. Vado nella successiva quarta maglia alta. Vado nella successiva quinta maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Scusate, sto ricominciando da capo comunque. Quindi facciamo così, allora. Terminate le 3 maglie alte e la maglia alta, si ricomincia da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle 5 maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte, una, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Una seconda maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta.
chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, 3 maglie alte sopra la maglia alta, quindi una, rientro 2, rientro 3, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare anche il quinto giro. Ho fatto le 3 maglie alte, la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Sesto e ultimo giro, realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la seconda, la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una ma 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e 2, catenella di separazione e ricominciamo da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte non chiuse insieme, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte, quindi una e 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e 2, catenella di separazione, ricomincio da capo e devo fare questo per tutto il sesto giro e poi si ricomincerà da capo, quindi andremo a fare una maglia alta sopra le 3 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte e si ricomincia. Quindi questi sono i giri che dovremmo sempre andare a fare. Questo è il sesto giro, termineremo il sesto giro e poi si rinizierà dal primo giro, che vi dico adesso com'è. Allora, una maglia alta, inizieremo facendo una maglia alta sopra la maglia alta, quindi qui le 3 catenelle, una maglia alta sopra le 3 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, quindi ricominceremo di nuovo al primo giro. Io adesso continuerò a lavorare fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, vi dirò naturalmente quando ho ripetuto, quante volte ho ripetuto questi 6 giri e poi vi farò vedere come dividere la parte avanti dalla parte dietro. La lavorazione è semplicissima, anche il vestito sarà molto semplice, non faremo nulla di particolare, sarà il classico vestito che piace a me, quindi un tubino senza aumenti, senza diminuzioni, e quindi ci rivediamo quando metteremo i marcatori per dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho terminato la lunghezza del mio vestito, sono arrivata a mettere i marcatori. Ho ripetuto il motivo per 12 volte, quindi 6 giri li ho ripetuti per 12 volte. E a questo punto, come lunghezza, per me va bene il vestito, quindi posso andare a mettere i miei marcatori. Per mettere i marcatori, io adesso devo ricominciare dal primo giro. E visto che inizierò con la maglia alta sopra il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, sono andata a contarmi i gruppi di 5 maglie alte e ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 avanti e 6 dietro, quindi per un totale di 12 gruppi di 5 maglie alte, quindi 6 dietro e 6 avanti. Mi raccomando, se voi avete il numero dispari, quello dispari va davanti, perché davanti, come vi dico sempre, abbiamo il seno, quindi è meglio metterlo avanti in modo tale che la maglia stringe meno. A questo punto quindi ho messo il marcatore dopo il sesto gruppo di 5 maglie alte, dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme. Ho fatto la stessa
stessa cosa da quest'altro lato. Ora incominceremo a lavorare i nostri giri, non più in giri di tutto tondo, ma in giro di andata e ritorno. Quindi vi farò vedere come si modifica la lavorazione. Quindi io inizio a lavorare normalmente il mio primo giro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi in questo caso inizio a lavorare il mio primo giro normalmente, vi farò vedere come terminarlo e poi come iniziare a fare il secondo. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Ho terminato così anche il secondo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare il mio terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, 3. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione e vado a lavorare normalmente il mio terzo giro, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione e vado a fare le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, faccio la prima maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta e faccio la mia seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, faccio una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione e ricomincio facendo una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione e continuo normalmente il mio terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, prendo il filo, vado nella prima delle mie 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado alla maglia alta successiva, entrando nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi vado una maglia alta successiva e faccio una maglia alta. Vado una maglia alta successiva e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo e vado a fare normalmente, scusate, il mio quarto giro, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, faccio una maglia alta, catenella di separazione e continuo normalmente a lavorare il mio quarto giro. Terminato il quarto, vi farò vedere come terminare il quarto giro e come iniziare poi a lavorare il quinto. Sto per terminare anche il quarto giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, ho le ultime 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi maglia alta sopra la prima maglia alta, maglia alta sopra la terza maglia, sopra la seconda maglia alta, maglia alta entrando nella terza catenella. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado a lavorare normalmente il mio quinto giro, quindi una maglia alta dove ho la maglia alta, catenella di separazione, 3 maglie alte dove ho la maglia alta successiva, quindi una, due e tre, catenella di separazione e continuo a lavorare normalmente il mio quinto giro come abbiamo sempre fatto. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro sesto e ultimo giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto la maglia alta e le catenelle, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa.
prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il sesto e ultimo giro e vado a realizzare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa, quindi 1 2. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione. Adesso vado a lavorare normalmente il mio sesto giro, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi 1 e 2, maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi 1 e 2, catenella di separazione, vado a lavorare normalmente quindi il mio sesto e ultimo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il primo giro, poi io continuerò fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, conterò quanti giri ho fatto, scusate, fino all'altezza delle spalle, conterò i giri che ho fatto e andrò a fare la stessa cosa anche dietro per poi cucire sulle spalle. Quindi adesso continuo a lavorare normalmente, vi farò vedere come terminare il sesto giro e come ricominciare dal primo. Sto terminando il sesto e ultimo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado dove ho la terza catenella e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme. Ho terminato così i 6 giri che mi servono per poter continuare la mia lavorazione. Vedete, stiamo continuando la lavorazione. Io adesso vi faccio rivedere soltanto un attimo come rifare il primo giro, però tanto è semplice, e alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e andrò a fare la stessa cosa dietro per poi andare a creare le spalle. Quindi mi giro con il lavoro e vado a fare quindi le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1 2 3, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Quindi vedete, sto ricominciando a lavorare il mio primo giro. Penso che ne farò un totale di 12, quindi rifarò di nuovo tutte e 6 i giri, e in modo tale poi da fare la stessa cosa anche dietro. Comunque poi vi farò sapere quanti giri ho fatto in tutto, e una volta cucite le spalle andrò anche a decidere se fare o no delle mezze maniche o se lasciare il vestito così a giro maniche. Devo ancora un po' decidere, deciderò una volta cucite le spalle e indossato il vestito. Ho ripetuto il motivo 2 volte, quindi una che abbiamo fatto insieme, una seconda volta, e poi sono andata a ripetere il primo giro. Dietro ho fatto la stessa cosa, ho ripetuto 2 volte il motivo e poi sono andata a fare il primo giro. Mi raccomando, quando fate la parte dietro dovete iniziare e finire dove avevate i marcatori, quindi dove avete iniziato e finito la parte avanti, mi intendo nel primo giro. Quindi dicevamo, ho ripetuto 2 volte il giro e ripetuto di nuovo il primo, e poi sono andata a cucire per 5 cm da entrambi i lati. Non cucirò di più, lascio così e non farò nemmeno un bordino. Mi piace il fatto che comunque qua ci sono è venuto dritto, quindi mi piace lasciarlo così. Ho deciso di non fare nemmeno le maniche, lascio il vestito così com'è, mi piace il tubino così senza farci le maniche, e non farò nemmeno un bordino sotto, mentre se voi naturalmente volete fare un bordino io vi consiglio o un ventaglio o comunque qualcosa che richiami questo motivo che abbiamo fatto. Detto ciò, il nostro vestito è terminato.